Siamo con Antonio Lodo, nuovo allenatore degli allievi dell'Orani. Allora Antonio, innanzitutto con quale spirito hai accettato questo incarico? Ma con lo spirito di fare bella figura soprattutto, e proprio di andare a farci vedere con il nome dell'Orani dappertutto. Ecco, tu che hai seguito anche questi anni le vicende dell'Orani, del settore giovanile, insomma, come hai visto questo progetto, la società di coinvolgere un po' tutti i giovani dei paesi vicini e di avere poi delle squadre rappresentative del territorio? No, tutto sommato tutto bene, ci sono dei buoni ragazzi da seguire, ci sono valori, molti valori già conosciuti alla gente e molti valori che usciranno dai ragazzi. Ecco, parliamo un po' del tuo gruppo, come sei messo dal punto di vista dei numeri? No, benissimo, ne ho 18, tutti ragazzi abbastanza seri, che hanno voglia di giocare a calcio, e questo è una cosa importante, ecco, per i nostri paesi, certo, che ormai che il calcio sta andando un po' a farsi benedire, diciamo. Ecco, secondo te quali sono le cause, tu che vieni stai anche dai centri della zona, è un problema solo di spopolamento, mancano le risorse, quali sono i motivi? Ma soprattutto di benefreghismo da parte anche dei genitori, da molti genitori che non ne hanno voglia né di accontentare i figli e purtroppo se ne vanno nelle strade. E cosa hai chiesto tu ai ragazzi all'inizio della preparazione? Molto lavoro, perché il lavoro paga sempre. E noi quando entriamo in campo dobbiamo uscire con la testa alta sempre e senza il fiatone. Certo. Ecco, invece dal punto di vista dell'avvicinamento al campionato che vi aspetta, come state lavorando, quante sedute state facendo? Adesso siamo in fase di preparazione, abbiamo finito la prima settimana, ne faremo altre 2 settimane di preparazione, che è molto dura, perché le squadre a me piacciono che corrano, che il gioco sia corto nei vari reparti, dunque bisogna avere anche fiato. Ecco, che tipo di ambiente hai trovato qui a Orani? Bellissimo, io ormai sono 5 anni che vengo a Orani, il primo anno da allenatore, esatto. Che seguo sempre mio figlio. Così, il tuo augurio per la nuova stagione? Ma noi speriamo di vincere il campionato, io parto per vincere, non per perdere. Certo, subito le motivazioni non mancano. Certo. Certo. Invece ti chiedo, quali sono poi i tuoi allenatori di riferimento secondo te, quali sono gli allenatori più bravi magari nel motivare il gruppo, nel ottenere risultati? Ma come motivatore mi piace molto Gianpaolo Piano, che ce l'abbiamo nei giovanissimi. Che è una persona, insomma, sempre... sì, una persona seria, anche navigata. Ecco, invece dal punto di vista del così educativo, secondo te i ragazzi di oggi sono, diciamo, attenti o da questo punto di vista pensi che bisogna lavorare ancora molto? No, bisogna lavorarci molto, soprattutto a livello mentale, bisogna lavorare soprattutto a quest'età, è un'età molto difficile. Dal punto di vista tecnico le scuole calcio stanno lavorando bene, li hai trovati più? Sì, no, ripeto, questo è un bel gruppo, io penso che usciremo alla grande. Un'ultima cosa che ti chiedo, come vedi tu la regola dei fuori quota, sei d'accordo, secondo te è giusto o sbagliato? Guarda, io sono di quelli che penso che i giovani debbano giocare, perché se non giocano da ragazzi ormai quando arrivi a 25 anni sei vecchio. Dunque prima iniziano a inserirsi nei gruppi e meglio è, certo. Dicevo Antonio, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo a questa esperienza da allenatore dell'Orani Calcio e a te agli allievi, insomma, l'augurio di poter disputare un buon campionato, perché no, di vincerlo, come dicevi tu. Speriamo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.